Ben ritrovati, c'è un trend da invertire, i numeri parlano in maniera chiara, inequivocabile, di uno scorcio di stagione che per il Foggia non è stato all'altezza delle attese. Nelle ultime 12 gare la formazione di Zdenek Zeman ha vinto soltanto due volte, lo ha fatto contro il Palermo, lo Zaccheria, lo ha fatto in maniera anche larga, eloquente, battendo la formazione di Baldini per 4-1 e poi lo ha fatto 7 giorni più tardi andando ad espugnare il Veneziani di Misura per 1-0. Per il resto parecchi pareggi e parecchie sconfitte, e questo trend inevitabilmente ha avuto riflessi sulla classifica dei rossoneri, che come saprete attualmente sono noni in classifica, anche se per punti conquistati sul campo 43 sarebbero ottavi. La sostanza grosso modo non cambia, perché ad occhio e croce, insomma, la formazione rossonera di qui alla conclusione della stagione dovrebbe essere nella condizione di conquistare perlomeno la settima piazza, che non sarà insomma un posizionamento nella griglia playoff particolarmente vantaggiosa, ma tant'è, insomma, lo saprete, l'obiettivo iniziale di stagione è raggiungerli comunque questi spareggi promozione, e il Foggia deve raggiungerli, costi quel che costi, fermo restando che insomma il percorso è ancora piuttosto lungo, perché mancano 8 giornate alla conclusione della regular season, 24 punti a disposizione, e c'è un calendario che tutto sommato è alleato della formazione rossonera, in considerazione del fatto che Curcio e compagni di queste 8 gare 5 le giocheranno allo Zaccheria e soltanto 3 in trasferta. Si parte subito con uno scontro diretto che vale proprio per i playoff, quello in programma domenica alle 17.30 allo Zaccheria contro la Z Picerno. Sono 8 gare che in linea di massima sono abbordabili, perché insomma il Foggia si scontrerà con avversari che sono alla portata, anche se di queste 8 gare ce ne sono 3 che sono piuttosto impegnative, rispettivamente contro Catanzaro, Virtus Francavilla ed Avellino, ma due di queste il Foggia le giocherà allo Zaccheria, e lo Zaccheria finora è stato un fortino per la formazione di Zdenek Zema, alla luce dei 26 punti che sono stati conquistati in casa, un passettino alla volta, step by step, concentrazione alta e massima verso l'impegno con la Z Picerno. Vi aspetto domani, ciao.